Quando in avvio di partita il gigante Centurioni con il contributo di Cavezzi ha mandato in gol l'ex Piovani, ammettiamoli, molti sugli spalti ed in tantissimi in tribuna stampa. Abbiamo pensato, quel matto di Ventura ci espone con il suo desiderio di proporre esperimenti ad una nuova figuraccia con quel Piacenza che tutti volevano sconfitto dopo la beffa dello spareggio di Napoli. Ma il tecnico genovese non si è scomposto, aveva chiesto a quei ragazzi di regalare spettacolo e forti emozioni. Ed i rossoblù rinnovati per 7 undicesimi rispetto alla formazione che aveva vinto e convinto con il Treviso sono stati capaci di reagire capovolgendo il risultato nel volgere di un quarto d'ora. Che coppia quella formata da Muzzi e Vasari. Qualcuno aveva insinuato che tra i due non corresse buon sangue per l'egoismo del topolino imprendibile arrivato da Palermo. E Gaetano si è giocato i polmoni per regalare al compagno una doppietta che ha riaperto la partita. I due hanno fatto capire fin dal fischio d'avvio di essere motivatissimi e capaci di trascinare i compagni. Bene a centrocampo Cavezzi e De Patre, che si è incaricato di realizzare il terzo gol dopo il momentaneo pareggio di Murgita, bravo a sfruttare l'assist di Valtolina, sfuggito in velocità alla guardia di Scugugia. Il gol del centrocampista voluto da Ventura per giocare in alternativa a Unil è maturato in avvio di ripresa su un corner di Muzzi. E se in difesa è piaciuto soprattutto Zanuncelli, a centrocampo ha deluso le attese Lonstrup, in difficoltà ad entrare in una partita giocata a gran ritmo dalle due squadre. Una gara nella quale l'agonismo ha avuto decisamente il sopravvento sulla tecnica individuale. Non c'è tempo per festeggiare un successo che è il sapore di una platonica rivincita. Il Cagliari prepara le valigie. Sabato si gioca a Pescara in campionato. Per la Coppa Italia ogni discorso è rimandato a mercoledì 24 settembre. Potrebbe bastare un pareggio per giocare con l'Inter di Ronaldo e Recoba. Mi dispiace per i due gol subiti, perché sono stati due regali nostri nelle uniche due conclusioni in porta che hanno fatto. Questa è la verità. Sarebbe stato la ciliegina sulla torta se avessimo evitato questo, però direi che un ulteriore passo avanti, non sul piano della prestazione, o anche sul piano della prestazione, ma sicuramente sul piano del gruppo. Cioè, quelli che hanno giocato hanno voluto dire al gruppo: ci siamo anche noi. Direi che questo era l'obiettivo primario. Lunedì Sandro Tovaglieri ti ha chiesto di fare gol e di dire ai tuoi compagni quanto era importante per voi, dalla vecchia guardia, diciamo, vincere contro il Piacenza. Ci siete riusciti grazie anche a due reti tue. Sì, Sandro è molto attaccato a questa città. Purtroppo ci ha lasciato, ma con malincuore. Devo dire grazie a lui perché mi ha portato fortuna. Dedichiamo questa vittoria contro il Piacenza, ma senza rammarico, senza niente, a tutti quelli là, a tutti i tifosi che sono venuti a Napoli. I tagli tra te e Vasari oggi un po' più tu al centro, Vasari sulla fascia, ma vi siete trovati molto bene in occasione degli assist vincenti. Sì, ho detto prima che io e Vasari per adesso ci stiamo trovando benissimo. Devo fare pure i complimenti a Corradi, che è un giovane che deve migliorare, che ci ha fatto molto spazio per la sua forza fisica, ci faceva spazio, ci portava fuori gli uomini e noi potevamo tagliare come ci voleva.